Ok, siamo arrivati alla tappa 8. Allora, il giorno dopo siamo andati a vedere la Costiera Amalfitana, non tutissima perché sarebbe stato troppo lungo, soprattutto con la mia lentezza, ma poi c'era un paese top, cioè non tanto il paese Ravello, ma il fatto che vicino a Ravello, a Praiano, ci sia la Grotta Smeralda, che non è la Grotta Azzurra di Capri. Io già prima di partire avevo rotto le scatole a Ravello telefonando, chiedendo all'ufficio turistico se fosse possibile visitare la Grotta Smeralda. Quasi gentilissimi, la signora Assunta mi ha detto: "Ah, guarda, non si preoccupi, se tra 10 minuti non la richiamano, mi richiami che mi informo io dall'addetto". Dopo meno di 5 minuti mi ha richiamato tale signore Salvatore mi ha detto di non preoccuparmi, che se avessi avuto l'animo sportivo, lui e i suoi compagni avrebbero potuto caricarmi. Il problema era che per accedere alla Grotta Smeralda c'è un ascensore, però bisogna prima fare 8 gradini, 10 e poi altri 3 o 4. E ho detto: "Guardi, c'è mio marito e mio padre, comunque qualcuno mi aiuterà a non scendere. L'importante è che lei riesca a caricarmi sulla zattera". Mi ha detto: "No, lei sia sportiva e noi la carichiamo". Ha detto: "Va bene, pare che arrivo". E sono arrivata. Allora, però prima ancora siamo andati a vedere Positano, ma Positano era impossibile vederlo perché non era tardi, erano state 10 del mattino, ma non c'era un parcheggio libero perché poi i parcheggi disabili erano tutti numerati per i residenti e gli altri parcheggi era inutile. Finché siamo arrivati in un viewpoint un po' più avanti dove c'era un venditore di limoni, ci siamo accostati, insomma, e lui ha chiesto se volevamo scendere, ma gli ho detto: "Guarda, io sono in sedia a rotelle, le occuperei tutto il suo posto". Mi ha detto: "No, non si preoccupi", ha preso, ha spostato i suoi baracchini, ha spostato tutto e mi ha fatto scendere, ci ha fatto parcheggiare lì, abbiamo fatto tutte le foto, abbiamo visto tutto e poi è stato carinissimo perché mi ha guardato e mi ha detto: "Ma signora, non si preoccupi, non posso regalarle una rosa, ma le regalo un limone". E mi ha davvero regalato un limone, mi ha anche fatto il baciamano. E quello al momento ho detto: "Dio, no, ma col Covid cosa va questo?". Però non poteva essere scortese di Dio e disinfettarmi con l'alcol a mucchina. Allora ho detto: "Va bene, accettiamo la cortesia". E la cosa bella è che quel limone, quando sono arrivata a casa, l'ho aperto e dentro il limone c'è un seme che ha messo un germoglio e vorrei provare a piantarlo, sarà un segno. Comunque niente, poi abbiamo continuato la nostra strada fino a raggiungere il signore Salvatore. E il problema è che davanti a Grotta Smeralda pure zero parcheggi, ma davanti c'era un venditore di ceramiche colombari. Allora abbiamo messo lì la macchina e abbiamo chiesto se avessimo potuto lasciarla. Io mi ha detto: "Ma sì, ci mancherebbe, la signora non può camminare, anzi, poi ci ha accompagnato all'ingresso", cioè gentilissimi. Allora, poi Daniele e mio papà mi hanno accompagnato con la sedia a rotelle, uno dall'altro giù da questi 13 gradini per arrivare all'ascensore, che mi chiede: "Ma che cavolo metti 13 gradini per un ascensore?". Però va bene, l'importante è che almeno un ascensore c'era, non questioniamo. Scendo dall'ascensore altri 6 gradini, ma la cosa più bella è quando ho conosciuto il signor Salvatore, che ha detto: "Sì, guardi, non si preoccupi". E poi forse era sensibile perché ha detto che anche un suo nipote era in sedia a rotelle a causa di un incidente, magari per questo, per il suo, non lo so, comunque sia. Mi ha detto: "Guardi, che se lei è sportiva". Ha detto: "Ma io sono sportivese, adesso non sono sportiva io in queste cose, basta che lei mi butta su, va bene tutto, io devo vedere la grotta". Ah, sì, e mi ha, insomma, ha fatto salire, si è organizzato col barcaiolo che, ma non so quanti anni avrà avuto, penso 60, insomma, non giovane. E comunque, si sono organizzati loro e il barcaiolo mi ha preso in braccio, ma tutto, poi va su un cappello, c'è veramente una casa così partenopea. Mi ha preso in braccio, mi ha messo sulla zattera e poi ci ha portato in questa acqua meravigliosa, davvero. Stupenda, proprio un colore dato naturale, questo verde. Comunque ho vissuto tutta la mia esperienza tutta contenta e poi alla fine il barcaiolo mi disse: "Ma signora, ha avuto un incidente". E io, per cercare di sollevarlo, ho detto: "No, guardi, io ho la sclerosi multipla, non l'avessi mai detto, poverino, si è aggiunto le mani, ma è stato un poeta". Mi ha detto: "Ma signore", e non so, ma cioè, "guardi, io già prima di conoscerla, tutte le sere guardo il firmamento e vedo quanto è grande e penso a quanto sia grande". Dopodiché mi ha preso in braccio, mi ha portata di nuovo. Arriva, gli ho detto: "Ma scusi, magari le viene l'ernia". E lui: "Ma non si preoccupi di me", era commosso, quasi piangeva, veramente una persona così buona, così, cioè, davvero, è stato un
bellissimo, un momento bellissimo che conserverò per sempre nel cuore, veramente. Poi comunque siamo andati a Ravello, Ravello bellissimo, Borgo, se possiamo definirlo così, siamo andati a vedere la villa più importante, non quella che è anche un hotel, quell'altra, che però doveva essere accessibile, sì, sono riuscita ad avere una parte, ma solo i giardini. Poi c'era il giardino superiore, non era accessibile, vabbè, io non pago mai niente, ripeto, neanche Daniele, quindi io viaggio a prezzo zero, ma non paga manco lei, quindi beh, possiamo vedere tutto. Però non mi ha entusiasmato molto perché appunto forse non ho potuto godere di tutto, però il paesino veramente merita tantissimo. E poi abbiamo proseguito in auto fino ad Amalfi, ma anche lì non c'erano parcheggi, poi ormai il caldo era opprimente, quindi abbiamo fatto ritorno all'hotel, alla piscina, e poi ah, non sapete, farò un video anche su questo, perché per entrare in piscina e galleggiare, ma perché non ci ho pensato prima? Ho comprato quei gonfiabili, abbastanza grossi, salvagenti, a forma di flamingo, di fenicottero, così mi attacco al collo e insomma via, galleggio. Va bene. Per oggi vi saluto e tra pochi minuti registro la tappa 9, anche perché io sono in partenza domani per un'altra destinazione molto più consona a me. Ciao!